una drammatica notizia ha sconvolto i telespettatori Mediaset ed in generale il mondo del giornalismo e della televisione. Gaia Padovana ha annunciato di avere un tumore al seno al terzo stadio con metastasi e il Corriere della Sera ha approfondito perché l'abbia voluto rendere pubblico. Le sue parole dal ricovero. È cominciato tutto con uno scatto dal letto di un ospedale. Flebo, fascia al petto, ma con il sorriso ed un segno di pace e forza con le dita. Il volto di Gaia Padovana è stanco, preoccupato, e provato. Ma dai suoi occhi traspare tutto il suo coraggio e la sua determinazione. Le parole sul tumore, la paura per i due figli. Ti diranno che milioni di persone attraversano questo incubo e che molti ce la fanno, ti diranno che sei una donna fortissima e lo sei sempre stata, ma tu sarai devastata, scioccata, incredula. Il tumore al seno è ancora oggi la prima causa di morte oncologica, nella popolazione femminile. Giochi a dadi con la vita, ne sei consapevole ed è il panico, ma un po' alla volta metabolizzi e smetti di domandarti perché proprio io con due bimbi. Ma si va avanti un passo alla volta, ha cominciato così coraggiosissima Gaia Padovana. Da poco l'inizio delle temibili ma benedette cure. Ho affrontato la mia prima chemioterapia. La temuta rossa. Stavo malissimo, mi sentivo avvelenata. Ho provato a resistere col caschetto che ghiaccia la testa a 3 gradi, tentavo di salvare i capelli ma non ci sono riuscita. Li perderemo, eppure saremo meravigliose comunque. Io metterò la parrucca rosa, che a Mediaset non mi pareva il caso e ricresceranno più belli e forti di prima, si data forza dandola così anche a tutte le donne che stanno affrontando la sua battaglia. A maggio mi è stato diagnosticato un tumore al seno localmente avanzato con metastasi ai linfonodi. Ti annienta ma non è nemmeno una sentenza di morte. Ho perso l'equilibrio in bicicletta, ho preso un colpo sul manubrio e ho sentito casualmente questo nodulo. Il tumore al seno era già localmente avanzato con metastasi ai linfonodi. Ecco perché insisto sulla prevenzione, se non c'è la salute e si azzera ogni cosa. È fondamentale la visita senologica con ecografia e mammografia. Una volta all'anno, ha detto al Corriere della Sera, rivelando così lo scopo di sensibilizzare. Tutti con te, sei forte, le scrivono i fan sui social.